annetto. Sì. Cioè, per completarlo proprio nei dettagli, un annetto, Ma tu che un anno, tecnica di sì. scrittura hai? Cioè scrivi continuamente tutti Di i giorni? getto, sì, tutti i giorni. Non ho problemi, per il momento non ho problemi di vuoti, di immaginazione. Si dice che nei romanzi uno scrittore metta sempre un po' di se stesso. Tu sei in particolare in uno dei personaggi del tuo romanzo, cioè c'è una componente di autobiografia in una delle donne. Un po' dell'una, un po' dell'altra, di solo loro due però, delle due, un po' di Marta, Protagoniste. un po' di Anita. Anita perché ogni tanto ha un attacco di panico. Quindi vengono Vabbè. pure a me un po' d'ansia, no? Ogni tanto c'ho qualche, però gestisco, non ho mai avuto grossi problemi. Come tutte le persone sensibili, perché in L'altra fondo. invece, perché poi, forse la parte di me che poi ha la rivalsa anche sull'ansia stessa, no? Sulle cose che ti capitano. Quindi la parte razionale, dunque potremmo dire un libro che è anche una terapia psicologica, un modo Lo di. so, non lo so, non lo so, beh, no. Come forse tutta la letteratura è in fondo, giusto? Sì, E senz'altro, vabbè, da quel senti. punto di vista, la letteratura vera, sì, nel giallo, non lo so fino a che punto, vabbè, forse è un po' catartico, no?